Ciao ragazzi, sono Antold ed era un po' che avevo promesso questa piccola e breve recensione di questo piccolo mostro meccanico che ho acquistato da poco. Parliamo della Motospeed CK104, più famosa come Inflictor. Una tastiera meccanica con Blue Switch Kali, che praticamente, raga, senza mezzi termini, sono gli stessi della Razer, sono i Green Switch praticamente. È inutile che ci giriamo intorno, sono gli stessi, ho avuto modo di provare entrambi. E mi sono reso conto che praticamente sono uguali, identici. Invece di avere i CX, Cherry Mix o come cavolo si chiamano, ha questi switch particolari chiamati Kali. Allora, intanto è una meccanica RGB con layout UK, quindi avete giusto i simboli invertiti. Che dire di questo piccolo prodigio? È una tastiera meccanica, Blue Switch, quindi farà questo rumore ogni volta che cliccherete. A me personalmente sta sul cavolo. Comunque è una tastiera che per il prezzo alla quale si trova è davvero davvero ottima. Notiamo il color alluminio, raga. Aspettate che vi cambio anche il colore qui perché ha varie cose. Poi dopo vediamo tutti insieme. Prendiamo un bel bianco. Ok. E si può notare questo qui. Tutta questa parte bella. È un bel color alluminio lucido. È davvero davvero bello da vedere, devo dire. La tastiera è molto solida e ha qui sul retro due piedini estraibili in modo da alzarla. E oltre, vabbè, qui sotto ha una base gommata in modo da non farla scivolare durante l'utilizzo. La tastiera si comporta davvero davvero bene, è reattiva, se non sbaglio ci sono giusto 55 grammi come pressione. E devo dire che mi ha stupito in maniera positiva. Devo dire, venendo da una membrana inizialmente è stato duro abituarsi. Ci sono voluti 3-4 giorni per farmi rendere conto davvero delle differenze. Inizialmente la trovo odiosa, sia per il rumore sia per la tipologia di feeling che ti dà in mano. Successivamente, invece, utilizzandola sempre di più, mi sono reso conto che mi dà un piccolo vantaggio. Certamente non è, diciamo, utile come dovrebbe essere all'interno dei MOBA, ma è davvero, davvero un piccolo prodigio meccanico. Parliamo di soltanto 44 euro, io più o meno, no, 48 euro, qualcosa del genere, io più o meno l'ho pagata, spedizioni escluse. Devo dire che è carina, è RGB, ha tantissime funzioni senza alcun software dedicato, cioè come vedete posso fare così, appaiono tutte le cose, faccio così e si illumina in base alla zona, ecco, ti dà anche trun 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 perché sto attivando chissà cosa su Windows nel mentre. Ha tantissime modalità, ha tantissime, tantissime colorazioni. Personalmente la mia preferita, se ora la trovo, è questa qui, dove praticamente il colore tende a diciamo danzare in questa maniera. Mi piace davvero molto. È mo tutto molto personalizzabile, ha ben 6 configurazioni di base, una basata per gli FPS, una per CF che non è da dire che cosa sia, una per COD, una per LOL e una per i giochi di corsa. Io personalmente sono andato a modificarli in base alle mie esigenze, quindi ne ho uno per Counter Strike, uno per Smite, uno per Guild Wars e gli altri stanno lì praticamente. Semplicemente premendo il tasto FN che si trova qui in basso, più il tasto 1, 2, 3, 4, 5, insomma, potremmo scegliere questa cosa. Davvero carino il fatto dell'RGB, raga, cioè sono dei LED che davvero ti illuminano la stanza, uno non vorrebbe dirlo. E la cosa, se però vi danno troppo fastidio, potrete anche abbassare la luminosità fino a quando volete, bene o male. È una cosa che devo dire che ho apprezzato tantissimo della stella, perché magari la sera, tra una cosa e un'altra, avere sta luce blu negli occhi non era proprio il massimo. Però che dire, per 44 euro è una tastiera che sa davvero il fatto suo. Avrei detto 44, invece 48, mi sono abituato a dire 44 oramai. I switch sono i blu. Adesso, ragazzi, mettiamo una bella luce bianca e avviciniamo la cam per far vedere il tastino blu. Fai vedere il tastino blu camera, metti a fuoco. Sono i Kali di Blue Switch e devo dire che si comportano molto ma molto bene rispetto a quello che mi aspettavo. Come già detto, ci sono voluti un paio di giorni per abituarsi a questa cosa, però sì, in effetti poi premo cose a caso su Windows perché tanto poi non farò editing perché non me ne frega assolutamente niente. Però devo dire che è una tastiera che sa davvero il fatto suo. Io personalmente voglio rimanere ancora con la membrana, semplicemente perché una tastiera del genere non mi serve, ok? Semplicemente io ho la mia bella G510, mi ci sono affezionato,
cambiare così per uno sfizio alla fine inutile non mi pare il caso, tant'è che questa qui penso di rivenderla, anzi se qualcuno è interessato me lo faccia sapere, è un'ottima tastiera, io l'ho usata per 3-4 giorni in maniera eccellente e devo dire che ha avuto i suoi piccoli risultati, ci si vuole soltanto un pochino per abituarsi, questo bisogna ammetterlo. Per il resto che dire, RGB ha tantissime funzioni, è una meccanica Blue Switch che prende Blue Switch Kali, perché bisogna specificare, che prende corrisponde ai Green Switch della Razer, cioè ci sono pochi cacchi. Adesso sono curioso di provare gli altri tipi di Switch. Personalmente i blu non è che non mi piacciono, ma non fanno per me. Cioè, sono buoni, non ho sbagliato praticamente mai a scrivere con questa tastiera, non so come mai, anche in game, bene o male, non ho mai miscliccato nulla. Ma ragazzi, scusate, ecco, fare questo rumore la sera, o meglio la notte, perché io gioco la notte, fa bestemmiare i miei coinquilini, quindi direi che non è il caso. Ma oltre questo non piace neanche a me, anche perché durante le lunghe sessioni di gioco risentire a ripetizione questa cosa potrebbe dar fastidio. A me personalmente non piace, poi c'è chi gioca con le cuffie e se ne sbatte il cazzo. Bene o male, è una tastiera che sa il fatto suo, ragazzi. È una tastiera che davvero sa il fatto suo. E a me personalmente piace tantissimo. Esteticamente mi piace da morire. E quasi mi piange il cuore a doverla vendere, ma è inutile, qui ed è sprecata a mani mie. Per il resto, che dire, io la consiglio perché come rapporto qualità-prezzo penso sia un best buy. Ok, sui 48 euro non penso trovate di meglio. Ora sono curioso di provare gli altri Switch, come ho già detto. Mi sembrano interessanti gli orange della Razer, ok? Che dovrebbero essere un misto tra i red e i brown classici, cioè i remake classici, insomma. Davvero davvero molto curioso di provarli. Nel frattempo, io mi tengo la mia vecchia e inaffondabile, ragazzi, G510, che questa qua non me l'ammazza nessuno, gli voglio bene come l'anima. Ce l'ho da 7 anni oramai, quindi. È più un fattore affettivo che di comodità oramai. Per il resto, io sono Untold, è stata una breve recensione fatta molto a cazzo perché non mi andava di fare rating, non mi andava di mettermi lì a dire specifiche cazzate varie, ma era soltanto per darvi le mie impressioni. Noi ci vediamo al prossimo video.